Ok, buongiorno ragazzi. Oggi abbiamo Max. Max, hai cambiato interlocutore. Bene, bene. Tutto Tu bene? come va, Romano? Tutto bene? Tutto bene, ti devi accontentare oggi. No, no, benissimo, anzi ci alterniamo, tipo le gemelle Kessler, com'erano? Esatto, ti vedo nel tuo laboratorio segreto, diciamo Sì, così. come sempre, guarda, ho solo indossato una camicia per fare leggermente una figura migliore, poco, poco, pochettino in più, però sono qui sempre immerso nelle mie cose, nella mia passione, nei colori. Che dobbiamo fare? Questo è, no? Assolutamente, dai. Sì. Allora, oggi ho messo un titolo un po' che, diciamo, spiega i tuoi programmi per quanto riguarda il 2020. Abbiamo questo corso itinerante che stai portando avanti, di cui tu ci parlerai, e poi abbiamo sempre il tuo libro che ormai è diventato, diciamo, un must have, no? Assolutamente da avere. Bene. Ma dai, partiamo per gradi e cominciamo a parlare di questo tour itinerante dove racconti la storia del taglio, ma non è che racconti solo la storia del taglio, insegni anche tutta una serie di cose. Guarda, una cosa molto molto interessante è che, cioè, diciamo, la cosa più importante da dire in questo non è che sono io che racconto la storia del taglio. Diciamo, il tour si svolge in Italia ed è assieme a, non lo so, un pilastro a dir poco, perché stiamo parlando di John Santilli. Per cui, qual è? Dopo una serie di, insomma, progetti, chiacchiere, eccetera, io e John abbiamo deciso di portare in giro un tour in Italia, dove la prima data È lui, sarà giusto? lui, il grande John. abbiamo una diapositiva. Questa qui facevamo un corso assieme dove lui stava spiegando alcune cose che si chiamava proprio La ruota della moda. E questo qui si chiama La storia del taglio a colori. Diciamo che io e John abbiamo deciso di fare questo tour in Italia dove John, sai Romano, John è anche una memoria storica, oltre ad essere, non devo spiegare tante cose di John perché lo conoscono anche le pietre. Ed ha insegnato tantissimi parrucchieri, ma si parla proprio di migliaia, e io sono tra i fortunati, tra le persone, oltre ad essere stato il suo allievo, anche suo amico, ovviamente ci frequentiamo, ci conosciamo da anni, e come dicevo, ci è venuta l'idea di mettere per terra una tournée che spiegasse un po' la storia del taglio, Ok. a colori, perché chiaramente io mi occupo di colori. E quindi Assolutamente. li coloriamo anche. Che senso ha questo? Ha un senso molto molto importante per la categoria del parrucchiere. Ora, è chiaro che non sono qui a fare il professore, sono qui a parlare della mia idea, a parlare della mia visione. Non sto dicendo che quello che dico è legge, ma insomma io ho avuto un pensiero riguardo quando dico è molto importante per il professionista parrucchiere. Ne parlo sempre con garbo, con gusto e con tanto rispetto, rispettando ovviamente tutti i miei colleghi, perché io sono ovviamente un parrucchiere come i miei colleghi. Quindi perché dicevo però che è importante? Perché John, oltretutto ad essere il maestro dei maestri, perché così è definito, è anche la memoria storica. È anche la memoria storica perché stiamo parlando dell'ex direttore tecnico di Vidal Sassoon, quindi stiamo parlando di qualcuno che ha vissuto quei momenti importanti dello sviluppo della moda, di quelli che erano i tagli che hanno fatto storia, quelli che erano il bob, il tre punta, il five point, il five fly. John è stato l'inventore, l'esecutore materiale, l'insegnante dell'Isadora Cut, che è un taglio che ha fatto storia diciamo, nel mondo dello scalato, no? E quindi, qual è stato proprio il tasto su cui ho spinto tantissimo? John Santilli è, oltre ad essere l'esecutore pratico, materiale, anche la memoria storica. Quindi, partendo da un assunto che negli anni 60, quando i parrucchieri andavano da Vidal Sassoon ad imparare, ad apprendere, sono tornati a casa con un sentimento originale proprio verso i capelli, no? Sono tornati a casa, soprattutto Romano, Sì. consapevoli che la differenza la potevano fare loro. Ecco, a me piacerebbe, un po' utopisticamente, un po' in maniera folle, piacerebbe restituire e comunicare al parrucchiere questo anche aspetto culturale, no? Che veramente noi siamo la parte importante, siamo la parte importante al di là del colore, al di là di tutto quanto,
avere un sentimento verso culturale anche, verso i capelli significa sentirsi addosso il taglio. Quale migliore occasione di avere il maestro dei maestri che disegnerà fisicamente i modelli, disegnerà fisicamente tutte le forme che insegneremo e sarà qualcosa di spettacolare, ma io stesso ne sono testimone, insomma, no? Ok, e sei fortunato che sei in prima persona. Ecco, a tal proposito, come si svolge il corso? Tra l'altro, aspetta, che dovrei avere anche il PDF che mi hai mandato. Sì. Ma guarda, innanzitutto vorrei dire una cosa, io Dimmi. seguendo quello che stavo dicendo, no? Così passo anche poi un po' nei dettagli di questa emozionante avventura che stiamo iniziando con John. Ovviamente tutto ciò che ho detto va spiegato in poche parole a chi ci rivolgiamo, no? Noi ci rivolgiamo ovviamente ai parrucchieri che hanno già una carriera alle spalle, ma anche ai parrucchieri giovani, a chi sta iniziando, a chi ha iniziato da qualche anno, ma ci rivolgiamo. Veramente lo dico con il massimo rispetto, ci rivolgiamo a quei parrucchieri che intendono investire, lo so che si dice sempre, intendono investire loro stessi, no? Ma che si rendono conto che pronunciare la parola cultura non è solo un aspetto legato al saper fare un taglio precisamente, ma in maniera tecnica, perfetta, ma è legato proprio alle conoscenze, a intendersi di arte, di pittura anche, non solo di capelli. Stiamo parlando del concetto del preconfezionato, no? Stiamo parlando di avere uno stimolo a ciò che abbiamo nelle mani, cioè a ciò che abbiamo sognato, di raccontare, mostrare. Sto andando proprio non sulla base delle regole che ci devono essere, ma sono relative proprio all'apprendimento tecnico del taglio. È chiaro che gli aspetti culturali, un corso fatto con John Santilli, che io sarò la sua spalla, no? Sarò il suo aspetto trainante sotto l'aspetto del colore, sotto l'aspetto del testimonial vero, perché ovviamente taglierò e seguirò cose assieme a lui, ma fare un corso di taglio con John Santilli, e io, ripeto, ne sono la memoria, la dimostrazione pratica, è vedere certi aspetti culturali o certe linee di taglio con occhi differenti, perché se c'è un complimento che io faccio sempre a John riguardo a me è che lui mi ha fatto vedere alcune cose veramente con occhi differenti che magari io non avrei nemmeno immaginato. Ecco, Questo ti fermo un secondo perché sì. adesso ovviamente hai creato curiosità e subito Ornella, che si è collegata, salutiamo, chiede: ma è un corso tagli Sassoon? Sì, è un corso tagli Sassoon, guarda, lo spiego, allora a questo punto passo Eh no, direttamente al perché, sì, perché tu parli Cesare. qua, sono lì pronti Sì, assetati di informazioni, passo quindi. direttamente al programma. Lasciami dire, prima di passare al programma, Ornella, che ovviamente questo corso, anche per quanto riguarda, così finisco il concetto, anche per quanto riguarda i parrucchieri più giovani, che ne so, che hanno 30 anni, per esempio. Loro devono conoscere John Santilli, loro devono avere un'esperienza con John Santilli, perché non è semplicemente, qui non stiamo parlando di imparare a fare un taglio perfetto, stiamo parlando di avere una visione, stiamo parlando di avere una visione di stile, no? Che poi lo stile è sempre quella parola che tutti quanti, di cui tutti quanti parliamo, però poi viene sempre dimenticato. Lo stile è qualcosa che viene estrapolato da dentro di noi. Io perché ho parlato di lavorare sul sogno o sul talento che abbiamo nelle mani? Proprio perché attraverso un maestro come John, attraverso una persona che ci sa comunicare come John, avviene proprio lo sviluppo e hai l'idea personale, hai proprio l'idea, puoi portare fuori proprio l'idea che tu hai del tuo lavoro. I ragazzi, i giovani parrucchieri oggi devono poter crescere la propria clientela come se fosse un proprio figlio, dandogli uno stile, dandogli proprio riconoscibilità. Quindi non stiamo proprio parlando affatto di un concetto preconfezionato. Ora rispondo ad No, Ornella. Di che cosa si dico, diciamo, tratta? Sì. cioè, al di là del fatto di avere la possibilità di vedere un taglio, di apprenderne le tecniche, cioè avere chi l'ha ideato, o comunque tutti gli aneddoti che può portarti, tutte le esperienze che ha avuto, cioè tutto il giorno avere una persona di questa caratura è una cosa che già solo quello uno farebbe il corso, anche se non, solo per poter parlare con lui, direi. Guarda, io sto proprio incentivando esattamente quello che tu hai detto, proprio i giovani devono conoscere John Santilli per questa roba qua. Ti dico una cosa, io e John, se facessimo due Bob, io sono convinto che eseguo il Bob in maniera corretta e credo di saperlo fare, ma seppure io lo facessi tecnicamente migliore di John, guarda, quello di John è sempre più bello. E ogni volta che faccio dei corsi con John,
E mi viene sempre da dire: ah, ma la sapevo questa cosa, ma perché non l'ho detta io? E beh, l'ha detta lui perché è John Santilli. Cioè, capisci? Perché c'è sempre uno step, è sempre un attimo prima di te, no? E John è questo, John è geniale in questo senso. Io proprio la sto vendendo, ne sto parlando esattamente come un'esperienza. Poi, siccome tu hai parlato di stare proprio un giorno o 2 giorni con un personaggio di questa caratura, e rispondendo anche, così mi allaccio anche a rispondere ad Ornella, il corso si svolge in questa maniera, così dico proprio i 4 passaggi principali. Il corso inizia con John che spiega la storia del taglio, che significa che disegna un 5-point cut, che disegna un firefly, proprio lo disegna in diretta dal vivo, ne spiega i punti focali, ne spiega... Adesso vedo se trovo il PDF intanto che mi hai mandato, intanto che tu parli. Sì. Ne spiega i punti focali, ne spiega i punti importanti, ne spiega, che ne so, gli aspetti che proprio su cui bisogna investire, lo disegna, e ne spiega esattamente come è stato venduto, sai Romano, come ciò che ha procurato la società. Perché qui non si tratta solo che stiamo parlando di un bel taglio seguito bene, questi tagli in quel periodo hanno provocato... Hanno avuto hanno dato un proprio segno, no? Nella società, hanno avuto una ripercussione sociale importante. Se pensiamo solo a Jacqueline Kennedy, insomma, non lo so, veramente tanta, tanta roba, no? Detto, disegnato, spiegato da una memoria storica, da uno come John Santilli, che ti dice anche quali sono le peculiarità di quel taglio, le cose che non bisogna sbagliare. Capisci? Perché altrimenti se sbagli quei 2 o 3 punti ad ogni taglio, il taglio viene meno, cambia la comunicazione stessa del taglio. E quindi, diciamo, il corso parte in questa maniera, con John che spiega e ne disegna, e li disegna, poi viene eseguito proprio tecnicamente da John il taglio in maniera originale. Quale taglio? Ok, può essere un Firefly, può essere un Isadora, può essere un 3 punte, una gradazione, tagli che verranno scelti. Ok? Verrà fatto in maniera originale, esattamente come si faceva negli anni 60, negli anni 70, che ne so, verrà eseguito un Firefly come quando è nato, più o meno mi pare, nella prima metà degli anni 70, in maniera originale. Poi verranno fatte una o due versioni, mi viene il termine di dire modernizzato, ma in realtà adattato allo stile del momento, no? Perché se solo guardassimo le automobili, per esempio, come sono cambiate dagli anni 80 ad oggi, se prendi un Alfa, un Alfa Romeo degli anni 80, la metti oggi, sembra un professore di Carnevale, no? Sì. Visto che siamo a tema. Quindi adattato, diciamo, alle forme, a come oggi si vede la moda, no? Come oggi la si percepisce anche, come oggi la si può vendere nel mercato. Questo è molto importante, Ecco, guarda, perché... Ornella appunto scrive: la bellezza dei tagli Sassoon, oltre che nel risultato finale, è nel fatto che mentre sono eseguiti sembrano semplici, lineari, senza apparente sforzo, ma poi celano tutta una filosofia, una maestria tecnica. Quando uscirono dalle mani di Sassoon, tolsero di mezzo le cotonature, le lacche, gli artifici, costruzioni tipiche dei primi anni 60. Io faccio un complimento ad Ornella perché ti racconto anche un episodio che è uno di quelli che John organizzerà, di cui magari parlerà durante il corso. Addirittura le persone, quando uscirono i tagli Sassoon, non si spiegavano perché questi bob si mantenessero girati in sotto perfettamente senza cotonature o senza aggiunte. E per cui facevano anche dei giochini che poi racconterà John per cercare proprio di abbassarsi e cercare di vedere cosa ci fosse sotto i capelli che li mantenesse in questa maniera. Quindi ha proprio cambiato completamente la visione, il concetto. È stato come passare da una lingua, da un idioma ad un altro proprio. Ed è esattamente come dice Ornella, cioè sembrano dei tagli semplici, ma in realtà non lo sono. E soprattutto con John si ha modo di vedere... Proprio perché ne descrive il fatto di come sono nati, si ha modo di vedere anche le particolarità. Sai, John, una delle particolarità che ha veramente innate sono quelle di adattare questi particolari tagli al peso del taglio stesso, trasforma poi il viso a comunicare qualche cosa di differente. Quindi stiamo parlando di forma dell'occhio piuttosto che di sguardo. Insomma, rimaniamo in quell'orbita, ma andiamo ad accentuare, che ne so, l'occhio o lo sguardo, è veramente una questione di a volte anche di alcuni millimetri, sì. Perché
Per cui dicevo, John disegna dei tagli, ne spiega la storia, si esegue il taglio in maniera originale e poi se ne fanno una o due versioni secondo il punto di vista della moda di oggi, non secondo una modernizzazione, un punto di vista moderno, ok? Che può essere una particolarità, una qualcosa che fa accettare quel taglio oggi. Perché di questo si tratta proprio che le persone devono sentirsi bene con quel taglio. E quindi questo vuole anche dire che non è la trasformazione stessa del taglio, ma possono essere parti di quel taglio applicati in un taglio moderno e danno la chicca, no? E mettono la particolarità, riescono a farti evidenziare aspetti di un viso che normalmente Si non sarebbero persi. sarebbero persi, esattamente. Quindi, come vedi, stiamo parlando di veramente di tante cose. Detto questo, ovviamente ci saranno delle proposte di colore che saranno abbinati a queste due o tre forme che si realizzeranno e il tutto, sì che deve essere molto chiaro come passaggio, il tutto è finalizzato a restituire al parrucchiere quella sensibilità, quell'emozione, quel sentimento culturale e in maniera pratica, Romano, pratica significa che il giorno dopo andranno in salone e avranno disegnato qualcosa che potranno utilizzare il giorno dopo, almeno provare ad usarlo, ok? Una delle cose, ci tengo a precisare Ecco. questa cosa, scusa se mi sto No, dilungando, no, dimmi. no, vai, no, ecco, infatti dicevo, voi incentivate proprio a provare subito come uscite dal corso, oppure dici fate due prove, ragazzi, attenzione, No, no, qual è no, noi facciamo una il vostro cosa. pensiero? Verranno date nelle due testine, per cui verrà ripetuto il taglio originale e staremo vicino alle persone perché tra l'altro i partecipanti non saranno superiori a 8-10, per cui due formatori massimo ogni 5 partecipanti, no? Quindi saranno tra 8 e 10, per cui ogni 4-5 partecipanti avrà il suo formatore. Certo che incentiviamo, ma le elaborazioni, diciamo, di un taglio classico degli anni 60, le elaborazioni in chiave di come si vede oggi la moda serve proprio ad incentivare il provare di queste finalità tecniche, di questa visione, anche in alcune parti del taglio di una cliente che facciamo tutti i giorni. Perché mi riallaccio a quello che volevo dire, Romano, che è pertinente anche alla tua riflessione. Ci capita molto spesso con John di fare dei corsi e ovviamente abbiamo delle persone, guarda, questa la dichiaro proprio io, me ne prendo proprio la responsabilità, ci capitano delle persone che quando abbiamo fatto per esempio due modelle o due testine, due pupette, con due tagli differenti, allora con una frase, qualcosa, allora qualcuno dice, ah, mi fai vedere questo taglio, mi fai vedere quest'altro taglio, sto dicendo che a volte dopo una giornata o due giornate, dove si è svolti due o tre tagli, due o tre tipi di frange, il parrucchiere, il partecipante continua a chiedere altre forme. Io ti posso garantire che ho lavorato sul Firefly 6 mesi con John, sullo stesso taglio, 6 mesi. Allora, questo che cosa significa? Che non è, per noi non è importante quello che ti facciamo vedere, quanto è importante che tu lo metabolizzi. Cioè devi andare a casa con un taglio, perché sceglieremo un taglio. Quindi le due giornate saranno sviluppate eseguendo un taglio, quindi una tecnica con più declinazioni, quindi finalizzata in chiave classica, moderna, estremizzata, eccetera, quindi adattata a degli stili, per cui tu vai a casa con una tecnica, con un metodo, con un taglio, ma che lo sai declinare in varie forme e lo puoi utilizzare. Quindi è solo metabolizzandolo, perché altrimenti io vengo a raccontarti, altrimenti io starei qui, Romano, a raccontare, ah ok, facciamo un corso geometrico sul Bob e sulle gradazioni. Ah, che c'è di nuovo? Non c'è proprio niente di No. nuovo, facevo già dal 54, quindi Ci sono lavoriamo. anche un sacco di tutorial su YouTube per Certo, dire, no, certo. cioè, Ma poi ci sono, non so, qui stiamo parlando, Mazzella e Palmer sono maestri in questo, no? Stiamo parlando di grandi scuole, di grandi maestri, in tutto quanto ciò. Noi stiamo parlando dell'idea di trasferire un concetto culturale e soprattutto di far metabolizzare al partecipante assieme a noi. Perché come per il taglio, anche per i colori, ci sono delle cose che io ritengo di saper fare, ma non è mai facile, anche quando si fanno delle colorazioni scontate o dei tagli scontati, non è mai facile. Quando puoi recuperare un errore? Quando hai metabolizzato il processo che stai facendo, perché sai da dove l'errore può provenire.
Questo sia negli aspetti tecnici, chimici di una colorazione, sia anche negli aspetti proprio tecnici, pratici del lavoro con le mani, con le Sì, forbici. devi essere assolutamente padrone della tecnica per poter Con... correggere gli errori, se no non riuscirai mai, perché difficilmente ti arriva dentro in salone una che è pronta per fare quello che vuoi in maniera facile. Certo, guarda, anticipando un tema, sto lavorando sulla realizzazione di marrone, dei bronzo, eccetera, e magari anche con un po' di ritardo, però chiaramente, insomma, con una mia idea, beh, ma quando mai ti arriva una base perfetta dove tu applichi il bronzo e il marrone? No, ci devi lavorare prima. Apposta, sì. Cioè, più grande è, le prime 2 ore si passano a preparare la base, poi con 40 minuti fai il colore finale. È proprio esattamente quello che hai detto tu. Esatto. Intanto ecco, Mimmo Cistanino, che lo salutiamo, dice che è indiscusso numero uno grande John Sì. Santilli, a suo dire, che ha lavorato con lui mentre taglia, richiama i capelli, la sua testimonianza. Sì, esattamente così, esattamente così. E in alcuni passaggi, in alcuni piccoli dettagli, confermo quello che dice Mino, esattamente John riesce, non lo so, a farti veramente metabolizzare e capire qualcosa che normalmente non è proprio delle tecniche, Romano, è proprio di qualcuno che ti comunica qualcosa. Io ho imparato, guarda, ho avuto anche la fortuna, sto facendo, lo so, sto facendo l'apoteosi di John, ma insomma, No, ti chi vedo se ne frega, entusiasta, però eh? ti vedo che sei entusiasta e anche genuino Ma per quanto riguarda la tua esperienza. John, a parte che è mio amico, ma insomma, merita tutto ciò e anche di più, i miei momenti formativi più grandi con John, sai dove avvenivano? Che delle volte facevamo della formazione insieme, ci mettevamo a parlare, a un certo punto diceva: ma siamo, andiamo a mangiare una pizza. Ma dove, come? Dicevo, abbiamo cominciato da mezz'ora. E i momenti formativi più belli erano che Erano a mi tavola. disegnavo qualcosa sui tovaglioli di carta nel ristorante, nella pizzeria. E quindi io me ne andavo a casa con i tovagliolini piegati e continuavo a pensare su quelle cose. Perché John è questo, John è qualcosa di eccezionale. Poi ecco. Fare un corso con lui, poi dopo c'è anche il dopo corso, no? C'è anche l'aspetto di poter condividere il break, di poter condividere insomma de Sì, delle chiacchiere extra. anche perché poi appunto sono 2 giorni, mi dicevi, quindi Sì. immagino che alla sera non è che li abbandonate, va da sé che normalmente poi si crea questa squadra, no? Ovviamente sì, e ovviamente sono arrivato fino al fatto, vado un po' più veloce per non Sì. annoiare, e sono arrivato al fatto della proposta, ma poi ci sono un giorno e mezzo viene svolto su due aspetti molto fondamentali, cioè proprio sul lavoro pratico. Il partecipante lavora nella pratica su ciò che è stato proposto nella mezza giornata iniziale, no? Quindi il colore, le proposte taglio e via dicendo. E il corso, quindi dopo aver lavorato un giorno e mezzo. Ciao Mario, Mario conosce bene John Santilli. E dopo aver ovviamente proposto il taglio, aver lavorato per un giorno e mezzo, lavoreremo su una chicca, una cosa molto particolare che è lo storyboard. Lo storyboard inteso in questo momento non voglio veramente non mi voglio dilungare perché sarebbe pesante spiegarlo tutto, ma noi lo tratteremo come un diario di bordo, che è esattamente Ecco qua. proprio, sì, esattamente quello strumento che noi utilizziamo per raccogliere proprio tutte le idee di ciò, tutto ciò che è stato fatto, ed è un proprio sì, un traduttore di messaggi, è un modello per osservare o un ispiratore per costruire lavori. C'è lo storyboard che è preso in prestito dal cinema, inventato da Walt Disney, è un raccoglitore di tutto ciò che riguarda lo stile di quel taglio in quei particolari anni, proprio per rispondere ancora di più, a valorare ancora di più quello che dicevi tu, Romano. Cioè, quando qualcuno va via che ha fatto un Firefly, sa tutto ciò e deve apprendere, informarsi su tutto ciò che circonda il Firefly, dagli anni, dagli stili, da ciò che in quel momento funzionava. Stiamo parlando anche di architetture, sciarpi, cappelli, proprio io devo essere esperto, perché quando noi, l'architetto ci fa casa, quando la dobbiamo arredare, dobbiamo chiamare un arredatore. E l'arredatore, se tu vuoi farti casa, che ne so, vuoi delle camere anni 60 e un salone moderno, lui deve avere un'esperienza degli anni 60, non deve solo andare a cercare, quindi deve prendere delle pareti, una camera bianca e le arreda anni 60 secondo la sua idea, la sua visione. Quindi stiamo Certo. parlando di aspetti culturali, lui deve conoscere gli anni 60, qual era il pensiero di allora. Stiamo parlando esattamente di questo qua, esattamente di questo qua. Anche perché poi, questo poi è un'altra cosa di cui andremo a parlare, aspetta, ho sbagliato io, videata. Eccomi qua. Allora, intanto subito hai destato clamore, Mino dice quando si terrà questo corso. No.
Prima data 22 e 23 marzo a Roma. Poi A Roma. tanto se tu lasci tutte le cose, Sì, noi diamo dopo tutte le informazioni in privato con materiali, costi, qualsiasi cosa. Manderemo tutto in un'unica email o messaggio dove potremo dare informazioni, telefoni e quant'altro. noi qui mettiamo tanto un insegnante unico e insegnare non è facile, dice riguardo a John. Sono Ecco. perfettamente d'accordo. Noi metteremo comunque nei commenti i link dove voi potete andare per richiedere tutte le informazioni. Comunque qua in sovraimpressione c'è anche www.maxcasinelli.com, il sito dove anche lì trovate sempre i suoi contatti. Quindi ragazzi, in un modo o nell'altro lo potete raggiungere. Ecco. Ho comprato quel meraviglioso libro sulla colorazione, rosa, Grazie. Laura, penna, perché io ho sbagliato a far vedere la Grazie. videata. E vabbè, dai, allora torniamo. No, chiudiamo l'argomento del corso. Grazie Rosa. Chiudiamo l'argomento del corso, perché Sì. poi voglio anche sapere, abbiamo parlato di 8-10 persone, cosa Sì. devono portarsi? Ci sono le testine? Sono. Verrà tutto quanto in dotazione, ovviamente, ci saranno le due testine, il pranzo, la sala. Devono solo portare forbici e le attrezzature del taglio, il kit da taglio. Se ovviamente ci sarà chi vuole mettere le mani anche nel colore, non sfruttarlo solo come proposta moda, potrà portare qualche ciotola, qualche pennello, ma è tutto scritto nel PDF che invieremo, però semplicemente il kit del taglio, mantella, forbici, troveranno tutto. Pettine da taglio, maestrino. Sì, certo. Taglio maestrino, si troveranno tutto. Sì. Bene. Perfetto, quindi poi mettiamo in sovraimpressione tutto. Parliamo invece del libro, ragazzi, visto che ve l'ho fatto vedere. Andiamo, Bene, non so. andiamo qua, eccolo qua. No, no, aspetta, questo è il Sempre sito Max. e questo qua è lui, l'elemento che diciamo ti ha lanciato quasi, no? Posso dire così? Sì, no, no, hai detto bene, il libro è qualcosa di, insomma, qui dovrei fare un'altra apoteosi, ma ci servono 4 ore, Romano, perché io sono fortunato nella vita, ho avuto due insegnanti, uno si chiama John Santilli e l'altro è questo che stai scorrendo in questo momento, che è l'immenso Gianfranco Cortesi, a cui devo tutto, professionalmente quando parlo legato alla colorazione, perché Gianfranco per me è una mente. È inutile dire che è mio amico, ma è una mente, Gianfranco. Lo reputo il tecnico più importante che sia mai nato negli ultimi 40 anni in Italia. Ha avuto delle intuizioni sulle melanine, sulla seconda scala cromatica, proprio intuizioni che hanno fatto storia e che stiamo parlando di un'ottica di Vella già 30 anni fa, eh? Non è che stiamo parlando dell'ultimo arrivato che poi ha continuato i suoi sviluppi, la sua carriera, eccetera, e abbiamo fatto questa opera insieme. La ritengo così in quanto condivisione, esperienze. È stato anche tradotto in spagnolo, presentato nella Università di Chimica di Cuba e stiamo avviando anche dei lavori molto interessanti all'estero. Però Romano, mi allaccio a questa cosa qui del libro per parlarti del secondo, diciamo, tema di cui volevo trattare oggi, prima di annoiare tutti i nostri telespettatori e se la quagliano, come si dice No, dalle mie no, sono parti. lì. Abbiamo detto, la facciamo breve oggi, è 10-15 Sì. minuti, sei già a 30, ti dico solo questo. Ok, e questo è uno delle mie problematiche, dei miei difetti. No, volevo parlare anche di questa cosa, ma solo veramente accennata. Relativa al libro, abbiamo creato proprio un programma che è relativo alle scuole. Le scuole stiamo parlando regionali, ma anche le accademie, no? Sì. Private. Oh, questo di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di avere dei programmi dedicati alle scuole, dedicati agli allievi. Ci sono dei programmi esterni che non vanno ad inficiare o ad essere un doppione o a sostituire i programmi che le scuole già svolgono, ma sono dei programmi diciamo aggiuntivi che hanno lo scopo di preparare l'allievo. Dandogli nozioni molto più pratiche, proprio per permettere anche un migliore inserimento nel mondo del lavoro. Questo che cosa vuol dire? Che ci sono proprio dei programmi relativi al primo, al secondo e al terzo anno. Ci sono dei programmi, c'è anche un master
che le scuole possono utilizzare. Abbiamo una scuola, molto presto menzionerò nome e cognome anche a Milano, verrò a fare un incontro anche di presentazione perché hanno comprato il libro qui nella provincia dove vivo io, nella provincia di Frosinone. Io metterò molto in collegamento queste scuole, non solo fra di loro, ma anche nel mondo del lavoro. Faccio delle attività culturali all'interno, oltre proprio alla mera vendita del corso, anche delle attività culturali all'interno della scuola, proprio per migliorare, ampliare. Quando dico migliorare, non voglio offendere il lavoro che fanno nelle scuole, voglio solo dire che migliorare. Dare il tuo contributo che Sì, di ecco, anni esatto. sul campo e della possibilità di poter anche frequentare personaggi del calibro che ci hai raccontato prima. Non è da Sì, tutti. proprio voglio dare, incentivare proprio sull'aspetto pratico. Okay? C'è per esempio un master per i ragazzi del terzo e quarto anno, dove nel master si toccano argomenti che ovviamente toccano parrucchieri già affermati, no? E queste, in modo che questi ragazzi, anche quando andranno a cercare lavoro, diranno: guardate, io so fare questo, questo e questo, ma lo so fare, ce l'ho scritto qua dietro, anche un po' come, sai, una presentation letter, una lettera dei... Si usava negli anni 60. Si usava in Italia me lo racconta mio padre. Si usava una lettera che ti faceva, adesso mi sfugge proprio il nome, che ti faceva il datore di lavoro, è un'attestazione proprio di competenza, Sì, una no? referenza, diciamola così, Una dai. referenza, sì, delle competenze che i ragazzi devono avere, perché non devono dire io so fare 50 cose, devono dire io so fare questo, questo e questo, ma lo so fare. Quindi io sfido che se un parrucchiere ti arriva un ragazzo che esce da una scuola e dice: guardate, io so fare, applicare il colore, lo so miscelare, so che cosa significa applicare un colore scuro e un colore biondo chiaro, io sfido, cioè io quello è un collaboratore che prenderei in considerazione, gliela faccio fare una prova, Certo, anche come no? se poi aggiunge anche perché me l'ha fatto vedere questa persona piuttosto che un'altra, fa una grande differenza. Beh, certo, direi proprio questo qui, no? E quindi ecco, sono programmi proprio adatti per le scuole, e una delle cose di cui si parla nel libro e che io parlerò in questi programmi è che gli argomenti, questo deve essere chiaro per qualsiasi persona voglia avvicinarsi al nostro modo di fare formazione, gli argomenti sono gli stessi, cioè non è che il ragazzo del primo anno deve solo applicare il colore o fare un riflessante. No, perché poi la decolorazione si fa al terzo anno. No, ci saranno esercizi di decolorazione, di decappaggio, che faranno anche quelli del primo anno. Ok, È ovvio che al gli terzo ci argomenti... sarà una specializzazione, Ci sarà, si andrà esatto. proprio dentro l'argomento in maniera specifica, però Esatto. è giusto che già il primo anno si sappia di cosa si sta parlando. Assolutamente, se no sai, vai, quella cosa la faccio, questa la faccio al terzo anno, ma perché la devi fare anche? Perché qui è possibile trovare dei ragazzi di 18-19 anni che hanno dei talenti innati e che tu gli devi dare quella nozione, quello sviluppo. Qui stiamo parlando proprio del confronto. È bellissimo lavorare con questi ragazzi che hanno questa, sono a volte coraggiosi, no? Spudorati, e vanno, è bellissimo, trovano delle soluzioni dentro di loro nel colorare i capelli, poi dopo all'interno di regole. Che questo fa l'artigianato dal mio punto di vista, e questo è il nostro progetto principale. Per cui oggi sto parlando della storia del taglio a colori e del secondo progetto, che è molto molto importante, la formazione, il supporto formativo all'interno delle scuole. Okay, anche perché questi ragazzi hanno, si può dire, delle menti, diciamo, aperte, non hanno dei preconcetti o non sono influenzati da altre cose, le conoscenze. Quindi loro non sanno, dicono, no, questa cosa non si può fare. No, non te lo dicono. Anzi, provano e vanno, d'istinto. Assolutamente, guarda, stai parlando di una cosa che non avrei toccato se non avessi detto tu questa cosa, queste parole, ma molto spesso io do due o tre informazioni durante la lezione e poi mi metto in mezzo a loro e sono io che domando a loro come copriresti i capelli bianchi senza dargli un riferimento. E ti garantisco che menti pulite, esattamente come hai detto tu, ci si avvicinano all'80%. Molto più di menti che sono invece influenzate da regole che sono anni che ci danno. Sì, anche Hai per toccato un argomento prezioso, guarda, è proprio la prossima prezioso. volta, questo, la Sì, prossima volta parliamo di questo, hai toccato magari. un argomento proprio prezioso sulla metodologia di apprendimento. Questo fa parte del mio metodo personale formativo che l'ho sperimentato su di me. L'ho sperimentato su di me. Ci sono delle cose che so fare bene, delle cose che so fare meno bene per attitudini. E quelle le tiriamo fuori nel momento proprio della maggiore crisi o della maggiore creatività che abbiamo.
Ed è bellissimo questo romano, No, sì. vabbè, faccio dei paragoni con i bambini quando gli insegni a fare qualcosa, loro gli dici salta, loro non hanno la paura di cadere, no? Mentre tu gli dici salta, ho paura di cadere, dici col cavolo che salto, no? Non si può fare. E invece i bambini hanno questa cosa qua. Adesso ho fatto una metafora sui bambini, su una persona che non conosce l'argomento, dice tu prova a fare così, vedrai che, oppure secondo te come faresti? E lui ti trova queste soluzioni, proprio è affascinante questa cosa. Guarda, questi studi di apprendimento partono proprio dai bambini. Ecco, va bene, allora andiamo. Hai toccato, stiamo parlando Vengo. proprio di apprendimento Ecco, cognitivo. sì. Esattamente questo, esattamente stiamo parlando dell'apprendimento cognitivo, sì. Verrò Che... anch'io a fare il corso prima o poi. Ah, è bellissimo, io sono un partecipante, mi diverto come un pazzo proprio. Perché delle volte vengono fuori anche dei casini che è bellissimo risistemarli, sai? Si apprende più dal problema che è venuto fuori, risistemare un colore, che dalla regoletta con la sciocchettina preparata, applichi, è tutto perfetto, ah, ho capito. Creare un problema e sistemarlo è molto più educativo di una cosa, insomma, di una regola precisa. No, vabbè, poi pensate a quante persone arrivano in salone che hanno fatto esperimenti a casa e ti chiedono, vabbè, però adesso io vorrei questa cosa qua Esatto. e non partono da un colore, diciamo, naturale, ma c'è sotto di tutto, di più, barrature, le macchie di leopardo. Ne è successo un corso che abbiamo avuto settimana scorsa e era davvero... Ma io pensavo che in mezz'ora, tre quarti d'ora lo risolvessi. No, non funziona Certo, proprio come così. no. Abbiamo dimenticato l'acqua di Lourdes a casa, ma la prossima volta la portiamo. Ecco, anche mi piacerebbe appunto che tu entrassi in questo argomento dello spiegare del perché a volte un parrucchiere dice ci vogliono 4 ore, ci vogliono 8 ore, ci vogliono più giornate per fare questo lavoro, perché sembra che magari prendono in giro la cliente, invece no, è professionalità. Direi di sì, guarda, te lo dico, parliamo di questo argomento annunciando anche il fatto che ovviamente sto portando avanti, magari ne parleremo anche un'altra volta, un corso sulle schiariture, sulle decolorazioni, sui fondi di schiaritura, no? Tonalizzazioni, eccetera, e, che si chiama Gem Session Blonde, e poi spiegheremo anche il senso della Gem Session e quant'altro, però dura tanto questo corso. E spiega proprio i concetti di cui tu stai parlando. Presentare un corso sulle schiariture per me, e anche qui non sto dicendo niente di nuovo perché ovviamente sono schiariture e decolorazione da tutte le parti. Durante lo sviluppo del corso viene fuori proprio questo. Io non sto parlando di prendere una base 2-3 come si vede frequentemente e farla arrivare a 9, 10, 11, 13, i doni sono 10. E non sto parlando di questo, io sto parlando di fare una schiaritura cercando di mantenere l'unico capitale che abbiamo, che si chiama il capitale capelli, in una maniera più appropriata possibile, nella maniera più sana possibile, in virtù anche in relazione anche del risultato che dobbiamo ottenere. Ovviamente non si può pensare di partire da una base cosmetica 2 e no, il mio decolorante o il mio quell'altro arriva a una base 10. Dai, non ce la raccontiamo. E soprattutto non è possibile farlo in 2 o 3 ore, ci vuole veramente tanto tempo. E un parrucchiere che ti dice che decolorare, schiarire 5-6 tonalità impiega delle ore o addirittura ti invita a tornare, è un parrucchiere consapevole, è un parrucchiere che sta studiando, è un parrucchiere bravo. Che Il no. parrucchiere deve, eh sì, il Sì, no. No, parrucchiere deve tornare a fare il parrucchiere così. perché noi abbiamo spesso, e guarda, davvero ne abbiamo avuto un messaggio settimana scorsa di una ragazza che diceva: ma l'unico che è riuscito, che mi ha detto che posso farlo è in questa città, in questo modo. Però noi gli abbiamo detto: guarda, che però se 10 ti hanno detto che non si può fare in una giornata partendo dalla tua soluzione, e noi non avevamo visto i capelli, quindi è importante poterli vedere, toccare di tutto di più, e uno ti dice che li può fare, certo, attenzione, nel senso, informati bene. Nel senso. Guarda, io delle volte faccio una battuta, esatto, delle volte dico, dico sempre questo, se mi arrivasse una cliente che ha una base 2 e vuole diventare una base 9, 10 con delle mesh, dicendo io sai che cosmetica, io la mando dal parrucchiere vicino, dal concorrente, che poi gli dico poi torna, così magari ti risistemo i capelli e si fa un business maggiore, no? No, dai, è esattamente come dici tu, Romano, è proprio, anche qui c'è la cultura di schiarire, di colorare e di essere consapevole, di avere una consapevolezza nelle attrezzature che si stanno utilizzando. I colori che ci piacciono o no, io sono un parrucchiere, mi piace, guarda qua dietro, mi piace mischiare, fare, dire, ma sono delle formule chimiche. E consapevolmente, nella maniera pratica, bisogna tenere presente questo aspetto. Dai,
Chiudiamo con una domanda di Ornella che dice: scusate, domanda tecnica sui capelli schiariti, ma per ripigmentare un biondo platino, l'aggiunta del rosso in prima fase va seguita da shampoo e poi dal castano o no? Guarda, per ripigmentare nella pagina mi dà proprio un là preciso, nella pagina 169 del libro c'è proprio uno schemino che è questo qui, esatto, che spiega esattamente come ripigmentare e praticamente per partire da un biondo platino decolorato e deve arrivare, scusa, non mi ricordo a che altezza di tono, Romano. Aspetta che te la vado a riprendere, che scusa per l'ho tolta. E poi dice che, aspetta, per Ah, ripigmentare un aspetta, biondo aspetta. platino, raggiunto Ok, il rosso. de deve applicare, c'è proprio scritto il tipo di colore da applicare sopra, va semplicemente messo, la fase va seguita da shampoo e poi dal castano. Oppure Guarda, no? non sono sicuro, no, nel senso va semplicemente bagnato, magari anche un po' lavato, certamente, prima di applicare il ripigmentante a volumi molto bassi, 3, 5, 7 volumi. La diluizione dipende dalla diluizione che consiglia l'azienda. Stiamo parlando che può andare bene un colore permanente un po' più diluito, o un tono su tono, o anche in semipermanente in alcuni casi. Bisogna proprio ricostruire, diciamo, recuperare un po' i toni con il pigmento, più caldo all'interno e poi applicare il castano. Se la domanda è dopo che ho ripigmentato va sciacquato o fatto lo shampoo, si può usare in tutti e due i casi. Io a volte faccio lo shampoo, a volte no. Se faccio lo shampoo è per vedere quanto, molto delicato ovviamente, per vedere quanto pigmento sono riuscito a far entrare all'interno e anche per pulire, diciamo, lo stelo dal pigmento residuale intorno prima di applicare il colore per non sovraccaricare. È tutto molto artigianale. La regola è bagno pigmento 10-15 minuti, se è il caso riapplico addirittura, faccio un leggero shampoo e poi applico il colore finale. Ok, Daniela dice di usare ossigeni bassi e viaggiamo a lungo ma confortevole. Sì, in questo caso c'è una No, cosa che non in voglio questo caso, gli dice in generale, penso che. Suggerire una cosa. Sì, no, io così, perché sull'ossigeno c'è un po' di ci sono un po' di dibattiti molto particolari e saranno cose che argomenti che utilizzerò nelle prossime trasmissioni di Colorando con Max. In questo caso un ossigeno va benissimo a volumi bassi perché i capelli sono già aperti da una schiaritura, una decolorazione, per cui c'è solo bisogno di trasportare gli intermedi all'interno del capello, non c'è bisogno né di aprire troppo né di decolorare, di schiarire, scusa. E nel caso in cui invece ci fosse la necessità, non bisogna avere nessuna paura di utilizzare l'ossigeno a 20, 30 o 40 volumi, perché come ho detto in una trasmissione che ho fatto con il tuo collega Alberto, l'ossigeno non rovina i capelli, questo sia chiaro. Ok. Ma è il pH, non voglio avviare Un dibattito un adesso in dibattito, chiusura ma che. se lo, esatto, ma se c'è qualcosa, l'elemento pH incide tantissimo sulla struttura dei capelli. Ecco, Fulvio Guidi dice consapevolezza, mi piace questa parola, si è liberi e creativi se si conoscono le regole, lo studio rende liberi. Sì, è vero, sono straordinariamente d'accordo con te. Proprio bisogna avere la consapevolezza della materia, sì, dal mio punto di vista, ed essere aperti, sempre aperti ad ascoltare, fondamentale. Non sono di quelli che si impara dagli altri, eh? Io sono uno di quelli che si impara ascoltando, guardando. Ecco, a tal proposito, ragazzi, io vi chiedo perché noi intanto mettiamo dei video, delle piccole cose, alcune aziende ce le mandano, no? E molti sono lì a criticare sempre la persona che sta facendo quella cosa, ma secondo me dovrebbero concentrarsi di più su quella cosa che sta facendo. Adesso, al di là che poi magari non ha eseguito alla lettera l'ABC della posizione piuttosto di come schiacciare un tubetto, di piuttosto che ci voleva quel tipo di pennello che un altro, no? Se si sta parlando di un argomento, cerchiamo di concentrarci su quell'argomento e apprendere
diciamo, quello che si sta dicendo. Poi senza criticare il personaggio perché non sapete poi il contorno della cosa, perché non è che sono dei tutorial, sono delle testimonianze spesso. Esattamente, magari dare la propria opinione, dire perché non si è fatto così piuttosto che cosa e via dicendo. Certo, esattamente così, Romano. E così si cresce tutti insieme, oppure voi crescete tutti insieme e prendete dei consigli dagli altri, perché dire, ah, non dovevi schiacciare il tubetto da metà piuttosto che dal Sì. fondo. E cioè, un conto dici, ok, non devi sto facendo un esempio, non Certo. devi schiacciarlo così perché se lo schiacci dal fondo otterresti i migliori risultati, è una cosa, e un conto è chi è quell'idiota che sta facendo così, è totalmente un altro messaggio. Sono estremamente d'accordo. Nel progetto scuole, ma anche nel resto che parleremo, snoccioleremo strada facendo, io ho una community che è legata a dei parrucchieri che intendono parlare di colore e una delle prime regole è quella che chi non è educato, anche che ha pagato, gli ridiamo i soldi e viene espulso. Mi spiace, se io sto parlando con un parrucchiere che sbaglia a fare una cosa, io sono consapevole che sta sbagliando, magari gli chiedo perché sta facendo in quel modo, magari gli dico: guarda, ma io faccio così e mi trovo bene, facciamoli venire il dubbio. E anche verso di me, e molto spesso succede che i partecipanti si rispondono tra loro e non c'è nemmeno bisogno che si interviene tutti perché la soluzione viene fuori esattamente da quello che dici tu. Ok, Giovanni Massocchi ti saluta. Ciao, ciao, da quanto tempo? Lui è un mio concittadino, o Danilo De meglio, Luca vicino, ciao. dice che è piacevole sentirti parlare. Un Grazie, complimento. grazie. Comincio ad avere qualche fan. No, Umberto. te ne metto un altro. Laura, grazie mille per i consigli. Ah. E vabbè, insomma. Romano, era di 3 ore, vero, la Sì, trasmissione? 3 ore, ragazzi, Non adesso mi porto anche, mi faccio portare da mangiare. lo sapevo. Va bene. Ecco, intanto Daniele Tronconi dice, dov'è questa community che mi stai raccontando? Ah, è sul Facebook di Max Casinelli Airstyle, troverai lì e presto inizieremo a pubblicizzarla perché ne abbiamo un paio private con cui stiamo lavorando e stiamo testando, ma si trova sulla pagina Facebook del libro. Ok, del libro che per l'ennesima volta diamo il titolo perché Antonella, buongiorno, si vede che non l'ha mai sentito. Mi dite il nome del libro? Beh, il colore dei capelli, molto 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 semplice. semplice. E il sito web, aspetta che glielo scrivo così facciamo ancora prima, è www.ilcoloredecapelli.it, giusto? Sì, Il esattamente. colore dei capelli.it. Punto it. Ma possono trovare tutto anche sulla stessa pagina Facebook, eccetera. E lo metto qua, così proprio vanno lì. Dai, che dire, Max? Aspetto Beh, io. l'ultima. Allora, dove posso comprare il libro? Perché la risposta è sempre la stessa. Come, Bene, sul come sito. saluto. E poi, come saluto John? Sono 30 anni che non lo vedo. Lui si chiama Mino Cistertino.io. Gli porterai i tuoi saluti, Io gli gli porterò i saluti e insomma, non voglio proprio sponsorizzare spudoratamente il corso, ma potresti prendere informazioni così magari passiamo 2 giornate insieme a John. E questo, no, ma era una battuta la mia, Ok, così, molto, molto simpatica, nient'altro, simpaticamente. chiudiamo con Nunzio che dice confermi ossigeno basso, nì, no, la risposta è. Confermo ossigeno basso quando ce n'è bisogno, confermo ossigeno alto quando è necessario utilizzare ossigeni alti. Cioè, se devo schiarire 3 toni, utilizzo il 40 volumi, Nunzio. Sì. Perché se, diciamo che in maniera più semplice, come mai se no ci sono in commercio 5, 10, 20, 40? Sì. Hanno tolto il 100, no? L'80 mi sembra. Sì. Ecco, va bene, dai, Bene. ti ringrazio Romano. Max per essere stato con noi, ti lascio ai tuoi esperimenti. Bene, bene, io continuo il mio lavoro, ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito e hanno avuto veramente la pazienza e il piacere perché poi alla fine vedo anche qualche commento di cui ne sono sempre onorato, di chi ci dedica qualche minuto per scrivere e commentare, io veramente lo ringrazio personalmente. Ecco, a tal proposito, ragazzi, noi tutti i video che facciamo li mettiamo sul nostro canale YouTube di Parrucchierando e Max ha la sua playlist personale, quindi potete rivederli lì se non li trovate più, perché fra una settimana su Facebook si fa fatica a ritrovarli. E altra cosa, se scrivete nei commenti qua sotto, Max poi fra 1, 2, 3 giorni ripasserà e lui risponde sempre in prima persona. Corretto? Perfetto, esattamente. Va bene, dai. Allora Grazie siamo Romano, arrivati alla grazie a fine. te. Ciao a tutti Buon e pranzo. buon pranzo e buon lavoro. Ciao.